Ciao ragazze, oggi vi mostro le palette di Pat McGrath che ho io. Ne ho diverse. La primissima l'ho ricevuta in regalo per Natale da una carissima amica ed è una di queste palette con la confezione di plastica, peraltro sembra veramente molto molto economica. Questa in particolare si chiama High Ecstasy Sublime Eyeshadow Palette e ha all'interno 5 ombretti, 5 cialde piccole, ma in realtà più che sufficienti per l'uso che ne dobbiamo fare noi. Sono tutte shimmer, anche questa qua che, ecco, forse così si vede un po' meglio. È bellissima, soprattutto il mio colore preferito è questo ombretto qua. Wow, è favoloso. Lo adoro, l'ho usata anche tanto, soprattutto questo, e veramente veramente bella, a parte il packing bruttissimo per una palette che comunque non è che costasse poco. Ora non mi ricordo il prezzo perché sono passati tanti anni e poi me l'hanno regalata, però insomma poteva essere qualcosa di meglio, mettiamola così. Poi palette piccole, ho solo questa che è la Mothership Sublime Golden Opulence Shadow Palette. Ho solo questa presa dal sito di Pat McGrath in offerta qualche tempo fa ed è questa qua. Anche questa è molto... Allora, gli ombretti mi piacciono tantissimo. Gli opachi sono scriventissimi, gli shimmer sono qualcosa di fenomenale e no, è veramente bellissimo. Il prezzo è agghiacciante secondo me. Capisco la lussuosità, capisco tutto, i prezzi sono veramente veramente alti. Io spesso acquisto dal sito americano in realtà perché uno include le spese, nelle spese di spedizione anche la dogana, e quindi è molto comodo in realtà e è veloce, almeno è sempre stato veloce, anche se ultimamente ho sentito che ordini di fine novembre, inizio dicembre hanno impiegato più di un mese ad arrivare. Io in realtà sono sempre stata molto fortunata e ho sempre ricevuto tutto nell'arco di poco, 10 giorni, insomma 2 settimane, non di più. Packaging è stupendo, mi piaceva tantissimo anche quello di Star Wars, ma non sono riuscita a prendere niente in realtà di quel set lì. Motivo per cui ho acquistato questa palette qua, che è la Mothership Mega Celestial Divinity, di cui la metà erano parte di un set di Star Wars. La palette è questa qua, bellissima, l'ho usata tanto quando l'ho comprata, ha questi colori qua che sono stupendi, veramente veramente secondo me è la palette più bella come insieme di colori che abbia mai fatto, perché intanto c'è molta varietà e poi si riesce a creare un buon trucco, cioè uno scuro anche se non è opaco, in realtà si riesce a usare benissimo nella piega, c'è oro, rosa, aranciati, più rossi, c'è questo qua che è più sul oro verde e poi c'è questo qua che è un duochrome o comunque ha un colore cangiante che ora lì si vede più sul marroncino, in realtà è rosato, per cui a seconda di come lo colpisce la luce cambia l'aspetto. Veramente veramente bellissima, bellissima. Questa qui tra l'altro aveva anche un prezzo notevolmente più basso rispetto alle Mothership normali, che ora non mi ricordo quanto costino su Sephora, 120, una roba del genere. E sì, dopo mi aspetta il bucato.
E poi incomincio con le mothership, parto dalla prima, non le ho tutte, ma prima o poi finirò la collezione. La confezione è bellissima, infatti sono le uniche palette per cui ho tenuto la confezione di carta. Di solito io la confezione di carta la butto via subito. Queste invece sono la parte bella in realtà delle palette. Ho comprato un rossetto, una matita di Pat McGrath per le labbra. L'avevo tenuta nella confezione perché appunto sono tanto tanto belle. Poi in realtà dopo un po' l'ho buttata via perché occupava spazio inutilmente. Invece dai, le palette sì, occupa più spazio la confezione di carta, decisamente sì. Però è anche l'unico modo per riconoscerlo perché in realtà poi le palette sono tutte uguali fuori. Bellissime, nere, peccato che come vedete si riempiono di ditate. Allora, questa qui è la mothership numero 1 che si chiama Subliminal. È molto neutra. È una palette molto molto neutra, secondo me è molto facile da usare perché tutti questi toni qua ti permettono di fare un trucco nude semplice ma d'effetto. Questo qua. Devo cominciare a calcare un po' di più perché a forza di sporcarmi le dita. Vi swatcho un attimo anche il blu, però ve lo swatcho qua. Bellissimo, veramente stupendo. Guardate quando ci picchia il sole come si vedono i brillantini, che in realtà in cialda non si vedono. Poi questi qui sono quegli ombretti particolari di Pat che hanno fatto la, penso, la sua fortuna. Guardate che belli che sono. Io li uso spesso come topper o su una base cremosa perché danno il massimo così e soprattutto non volano in giro tanto, tanti brillantini perché come vedete in realtà insomma un po' di polvere in giro c'è. Però questa qui è sicuramente una delle palette che trovo più facile da usare perché appunto ha tantissimi colori neutri e opachi e tanti marroni che puoi usare come colori di transizione con un semplicissimo ombretto chiaro, poi l'ombretto nella piega e sei a posto. E tra l'altro i trucchi di Pat McGrath mi sono durati anche dopo essere andata a correre. Avevo il trucco per... non avevo sudato particolarmente tanto quel giorno, ma avevo il trucco perfetto, cosa secondo me è strabiliante. E questa quindi era la prima, la Sublime. Poi ho la 3 che è la Subversive, questa qui con la confezione fucsia. Voilà. Sì, come vedete sono tutte sporchissime. Eccola qua. Questa anche l'ho usata tanto, come vedete, ha questo grigio che mi piace tantissimo. E poi un altro colore che mi piace tantissimo è questo e questo, che sono poi vabbè, i toni che preferisco in realtà. Questo che sembra tanto blu, in realtà in cialda è tanto viola. E questo qua, che è questo qua su, vediamo se riesco a farlo colpire dal sole, eccolo qua, solo che ormai ho le mani tutte sporche. Ma insomma, bellissimo, bellissimo. Questo invece che mi piace un sacco è un colore che ho usato pochissimo, perché secondo me in realtà con la palette non è che c'entri tantissimo. Non riesco ad accoppiarlo molto, probabilmente è un limite mio, ma faccio un po' fatica a con questa palette a utilizzare quell'oro lì, perché in realtà la trovo più adatta a toni freddi piuttosto che quell'oro così. Come vedete anche qua gli ombretti speciali comunque fanno sempre un sacco di sporco. Poi passiamo alla 5 mi pare. Sì, poi ho 5, 6, 7, 8. 5 è la Bronze Seduction, che credo che sia la palette più apprezzata, almeno in giro. Ed è la confezione questa qua. E la palette è questa. Qua ci sarebbe stato molto bene, secondo me, quell'oro al posto di questo prugna qua. Melanzana più che prugna. Che è un opaco, utilissimo perché è l'unico colore veramente scuro della palette, però io
L'avrei visto meglio qua l'oro. Questo colore qua che in camera sembra più sul verde, in realtà dal vivo ha i riflessi. Vediamo se riesco a farvelo vedere. No, lì sembra tanto verde. In realtà è sì verde, ma è anche rosa, è anche bianco, è anche azzurro. È veramente stupendo, stupendo. Questo bianco bianco. Questo qui, questo colore qua. Verde, brillantini, o ti ritrovi la faccia ricoperta di brillantini, terribile. Infatti l'ho usato pochissimo perché cioè te li trovi veramente sparsi ovunque. Peccato perché è un colore stupendo, illumina tantissimo lo sguardo e merita, cioè tutti i colori di Pat McGrath meritano. Secondo me bisogna stare un po' attenti in realtà a usarli perché non è così facile, secondo me. Bisogna lavorare, alcuni bisogna lavorarli un po' di più, bisogna sicuramente fare il viso dopo perché sennò ti ritrovi trucco rovinato. Le palette sono molto belle, ma secondo me non proprio facili da cioè non ti fanno venire in mente un trucco nell'immediato. Questa è la 6 Midnight Sun. Questa è stata la prima che ho comprato, credo, se non ricordo male, quando è arrivata la marchio da Sephora. Secondo me è questa la prima. Ed è questa qua. Questa è un'altra palette che se usi questi colori qua, fai un trucco nude molto semplice, molto bello. Più aranciato, più dorato, più neutro, eccetera. Poi ha questi tre colori qua che secondo me non ci azzeccano niente. Oddio, sì, si potrebbe unire questo che avevo già appena swatchato con questo e via. Fai oro e verde e va bene. Ma il viola, secondo me, qui non c'entra veramente niente. E tra l'altro è questo viola bluette shimmer metallizzato, insomma, non opaco comunque. Vediamo se riesco a beccare un punto di sole. Eccolo qua. Perché ho la tapparella tirata giù, se no non vedevo niente. E, tanto mi vedete a po' lo stesso. Boh, non lo so, secondo me non c'entra niente. E poi questo, anche questo, bellissimo. Ma ragazzi, guardate quanto sfarina. Questo è un altro di quelli che veramente devi stare molto attento a usare come colore, peccato perché è stupendo. Allora qua, bellissimo, bellissimo davvero. Poi, ultime due palette sono la Divine Rose e la Divine Rose 2, che però non ho preso in edizione con la palette rosa e adesso visto che in realtà l'ha rifatta uscire mi sono un po' pentita perché subito non volevo prenderla. Poi mi sono decisa, quella con la confezione rosa era ormai terminata e quindi l'ho presa con la confezione nera classica. Tanto detto intanto non basta, finita, non esce mai più, invece adesso è riuscita con la confezione rosa. Vabbè. Stupidaggine. Questa è la Divine Rose, la palette Mothership 7. Questa è la confezione esterna. Vi faccio vedere le due confezioni a confronto. Sono una via di. Allora, è un mix questa qua che è la 8, la Divine Rose 2, è un mix tra questa e questa. Allora, partiamo con la 7. Che in realtà è una palette molto molto neutra, di rosa a qualche cialda, sì, sono neutri, un pochino più rosati, però è più una palette più neutra, secondo me è molto molto facile da utilizzare. Questo ombretto qua è sempre uno di quelli che polvere ovunque. Questi qua invece, ora lì sembra più arancio, è un arancio rosato però in realtà in camera sembra solo aranciato. Ah.
Perdonatemi, vi assicuro che dal vivo è anche rosa. E questo opaco qua, molto molto bello. Manca forse un colore scuro scuro, però, ah no, aiuto, però si può usare questo, anche se non è propriamente opaco, insieme a questo. Manca comunque un colore scuro, però questa qui è una palette secondo me alla portata di tutti, perché ti permette di realizzare un trucco soft, un trucco glamorous, un trucco nude, un trucco facilmente, insomma, comunque molto molto facile rispetto alle palette di prima, che magari ti lasciano un pochino più spiazzata quando le vedi. Questa secondo me è una di quelle palette che la apri e parti subito a fare il trucco senza dover ragionare troppo, ecco, mettiamola così. Io quando non trovo subito l'ispirazione, poi magari ci metto un po' a capire, ma oggi che colore uso, cosa faccio. L'ultima è, dicevo, la Mothership Divine Rose 2, quindi la numero 8, che a differenza delle altre, non ho capito perché, è un filino più piccola. Non lo so come mai, questa è rosa, questa è tanto rosa rispetto alla Divine Rose 1. Ah, quest'oro bello, che in questa palette secondo me ci sta. Questo che è duochrome, che ricorda tantissimo tra l'altro il duochrome della palette di Natasha Denona, della Triochrome, direi che è molto molto simile. Viola verde, poi c'è questo accesissimo qua, così, ma matte bellissimo. Poi, che mi piace tantissimo, c'è ancora questo qua, che è molto delicato. Beh, secondo me sulla palpebra mobile così è elegantissimo, veramente molto molto delicato. E qua di colori che fanno un sacco di polvere in realtà non ce n'è. Questo, che è questo qua, è un filino più polveroso degli altri, più a granellini, perché in realtà non è neanche polveroso, più a granellini, però rispetto a quelli che abbiamo visto nelle altre palette, decisamente niente. Dicevo che mi mancano la 2 e la 4, che sto puntando da un po'. In realtà penso che nell'arco dell'anno le acquisterò. Mi piacciono tanto queste palette qua. Il prossimo mese, quindi nel mese di febbraio, avrò una di queste palette in uso come palette del mese. Volevo una di queste, una di Natasha Denona, una che vi ho già fatto vedere nel video di ieri, che è la Beauty Vapor Nikki, che è questa qua, che vi faccio, se voi non l'avete vista, ve la faccio rivedere un attimino oggi. Eccola qua. E poi volevo metterne ancora una, ma non riesco a decidermi se quale. Quindi, se avete suggerimenti, sono aperta veramente a ogni consiglio, anche di palette di Natasha Denona o anche di queste, se volete magari, non lo so, se avete da consigliarmi quale usare, accetto ogni consiglio. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, un grande abbraccio, un bacione e niente, non vi direi divertitevi, ma capisco che in questo periodo qua il divertimento è assolutamente limitato. State attente. Un bacione.